Bentornato. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, 16 gennaio 2022. Rilassati e metti la tua anima in cielo. Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Ora si mette la testa a posto. Complice la luna frizzante in sestile, ringalluzzita da Marte focoso, per tutto il giorno vi siete sollazzati sugli sci, ci avrete sicuramente guadagnato in fascino. L'abbronzatura risalta e fa belli, ma dopo aver fatto il pieno di emozioni, avreste bisogno di uno stacco, parola della luna passata in Cancro, che sbadiglia nella vostra dodicesima casa. Meno male che è domenica, dopo un vero tour de force tra ski lift e magari qualche fuoripista, trovate quasi più riposante un giorno feriale in azienda. Intanto in un momento di pausa andate sul vostro sito bancario a controllare i vostri conti. Sotto tiro della quadratura Luna, Giove, Nettuno il gioco di borsa si fa complesso, mentre quello amoroso, con Saturno contro, assume toni tutt'altro che armoniosi, in coppia la pace è un optional che non prendete nemmeno in considerazione. Un giovane amico di cui avere poca fiducia, talvolta disonesto, con la tendenza a mentire. Un giovane corteggiatore che adula ma senza avere reali intenzioni di un vero rapporto. Molto denaro potrebbe essere sperperato, collaboratori giovani infedeli e disonesti. Possibili cattive notizie che vengono da molto lontano. Regalo in arrivo per alcuni di voi, qualcuno sarà particolarmente gradito. Ottime prospettive per risolvere un problema che vi affligge da tempo. Tutto sommato oggi avrete molte occasioni per gioire. Oggi qualcuno ammetterà di aver sbagliato con voi, tocca a voi perdonarlo o meno. Ma attente che non sia una trappola per impenerirvi. Oggi dovresti essere più determinato in tutto ciò che fai e, soprattutto, portare pazienza e resistere ad ogni controversia. Poche possibilità di instaurare un dialogo con una persona che vi contraddice e sta diventando petulante e noiosa. Oggi dovrete risolvere qualche piccola noia economica. Non affidatevi ad altri per risolvere i vostri problemi. Fate i conti con voi stessi e con le vostre forze. Ne usicrete vittoriosi, ma con le vostre uniche forze. Nervosismo e tensione accompagnano la vostra giornata, la vita di coppia ne risente tantissimo. I single spenderanno la loro giornata a leccarsi le ferite per le occasioni mancate. Vi potrebbero dare dei consigli non richiesti, fate finta di accettarli con un sorriso e ragionate solo con la vostra testa. Le coppie dovranno prestare particolare attenzione, oggi una parola di troppo potrebbe provocare disastri. Oggi potrebbe esserci qualche notizia di cui ormai avevate perso le speranze. Buone prospettive per risolvere un problema che vi sta a cuore da tempo. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Concentratevi sul lavoro o sui vostri impegni. Questo vi aiuterà a non dare retta alle parole di una persona poco affidabile. Il fatto che sia una persona affascinante ad invitarvi, non vuol dire che dobbiate andare per forza. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri. Nuovo giorno di alti e bassi per voi figlie e figli del sole. Il vostro temperamento caloroso, espansivo, avverte, con un po' di fastidio. L'approssimarsi della fase cruciale dell'inverno, quando tutto è freddo e gelo attorno. Una configurazione a voi congeniale può contraddistinguere un miglioramento nel tono e nell'umore, facilità di intesa nell'ambito familiare, in special modo se siete nati in agosto. Cari Leone, vi aspetta una giornata piuttosto pensierosa e sottotono. Una giornata in cui potreste sentirvi un po' malinconici soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti, cercate allora di fare molta attenzione in tutto ciò che fate. La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti. Con un sorriso. Sarete al top della forma, vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Siete piuttosto interessati a dare il via a situazioni mirate, nella vostra quotidianità. Quindi cercherete di soddisfare ogni parametro vi venga richiesto, per ottenere un risultato congruo. Tuttavia, talvolta è bene anche valutare più attentamente quello che viene richiesto,
per essere non essere presi in giro e per non avere brutte sorprese. A questo punto, meglio procedere con delle valutazioni differenti. Due amici astrali di una certa importanza, peccato che tra di loro si combattano, Marte focoso intrigono al vostro segno e la Luna che gli soffia contro attizzandone le fiammate. Affaticamento improvviso verso sera, sarà della lotta tra i due, oppure del passaggio lunare in dodicesima casa, sta di fatto che tutti i bei progetti messi in campo in giornata, di colpo franano miseramente davanti alla vostra plateale stanchezza. Insomma, vi passa la voglia. E allora che fare se non andarsene a nanna presto ben predisposti con una bella camomilla, fiore solare e portafortuna del vostro segno. Amore ed Eros. Amicizia e amore si fronteggiano con una partita alla pari. Indubbiamente la passione è forte, ma mantenuta sotto controllo sopravvive in sordina. Lieve stonatura tra sesso e sentimento, ciascuno in una direzione divergente, molto meno complicata l'amicizia che segue un percorso più lineare, perciò stravince. Speranza e mancanza di speranza, amore e paura di perdere l'amore. Si cammina come su una corda tesa, circondati su entrambi i lati da uno spazio vuoto. Rilassatevi. Il viaggio è pensato per il vostro divertimento, andrà tutto bene. Chi di voi è nato nell'ultima decade assapora il nascere di un grande amore. I corpi celesti in angolo benefico, sono i dispensatori di una fortuna che voi stessi non prevedevate. I pianeti hanno in mente per voi vere e proprie scintille che possono manifestarsi nella maniera trionfale che voi desiderate. Grandi soddisfazione erotica per i single che vogliano lanciarsi in inebrianti avventure. I nati in luglio siano però prima di pensare di fidanzarsi stabilmente si riservino di riflettere ancora. Lavoro e denaro. Sfida e sporti il filo conduttore della vostra giornata, anche a un seminario, e se vi tocca sul lavoro, vi comportate come in gara, considerando compagni e colleghi alla stregua di concorrenti. Gruzzoletto da tenere in caldo e che non vi salti in mente di lasciarvi sedurre dalla febbre dei saldi. Sarebbe un peccato non approfittare delle vostre energie e rimanere inerti rispetto alle belle possibilità per ottenere una posizione professionale più redditizia e coinvolgente. Datevi da fare. Scorre in modo un po' monotono per voi oggi la routine lavorativa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 29 del mese di luglio. Il fatto che non ci siano grosse incombenze vi rende meno faticoso il vostro restare in ufficio, ma, nello stesso tempo, non avere stimoli vi fa sentire un po' apatici e poco creativi. Benessere. Il toccasana è lo sport, ma anche qui ci vuole equilibrio, attività troppo violente e sproporzionate alle vostre forze diventano controproducenti. Bando all'abbiocco e alla pigrizia, ricaricatevi indossando colori vivaci ma non stridenti, come il rosa corallo, attivo sulla vitalità ma positivo anche per il fronte del cuore. È un buon momento per progredire nella dieta o nel regime di allenamento. Se ci sono delle letture che hai intenzione di fare, stanotte è la notte giusta per farle. Non dimenticarti di dormire. Per lei, nessuna velleità di vincere al gioco, ma anche se ci fosse, la tremenda esperienza di un'amica ludopatica ve la stronca meglio di una doccia fredda. Per lui, irritabili coi vostri ragazzi, che sembrano non apprezzare la vostra sollecitudine. Su via, è l'età ingrata e ci siete passati anche voi. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.